Solo due parole di ringraziamento al Ministro e solo una considerazione su quanto lui ha detto. Il Ministro ci ha detto che c'è un lavoro molto grosso da fare e di portare il nostro contributo di proposta. Io ho visto nella giornata di oggi un confronto molto libero, molto aperto, ma ancora qualche piccolo residuato di ideologia, che ormai è una cosa che è un pochino decaduta, ma qualche volta riemerge, specialmente in questi tipi di dibattiti che sono sempre un po' di retroguardia. Ecco, io ascolto con un po' di orticaria quando ho sentito dire dal rappresentante della CGL, che comunque stimo, dobbiamo puntare tutto sul pubblico. Mi fa paura, perché non perché abbia nulla contro il pubblico, ma molto spesso, ed è sempre stato così in passato, ciò che è tutto pubblico diventa apparato, ciò che è tutto pubblico diventa sistema di, come dicevamo stamattina, come abbiamo visto nella scuola, l'abbiamo visto nella formazione, l'abbiamo visto nel centro per l'impiego, diventa autosostentamento di un sistema nel quale il destinatario finale diventa poi un orpello che quasi è marginale, diciamo, invece che essere al centro. Quindi secondo me, certo, il pubblico ha il suo ruolo fondamentale di controllo, questo è fuori di dubbio, perché non si può dare al privato il compito di controllare l'efficienza, ma io penso che comunque invece dal punto di vista operativo, dal punto di vista del rimboccarsi le maniche, dal punto di vista del fare concreto, non è più possibile, non ci possiamo più permettere di delegare tutto a un apparato pubblico che diventa elefantiaco, che diventa macchinoso, necessariamente. E più ha soldi, e più è macchinoso ed elefantiaco. Questo ce ne siamo accorti in questi ultimi anni. Purtroppo sento così. Ci si sente dire, bisogna aumentare i finanziamenti per questo. Poi ci scopriamo che la scuola italiana è quella che costa di più rispetto agli altri paesi, che il sistema di collocamento è quello che costa di più. I risultati sono quelli che sono di meno. Allora, dare soldi in più e poi alimentare un sistema che si autocompiace in un certo senso, si autoalimenta, diventa assolutamente negativo. Mi sembra di aver colto nelle parole del Ministro anche un pochino di osservazioni di questo tipo. Grazie. Allora, facciamo una rovina veloce. Due domande molto veloci, perché il Ministro ha problemi di aereo. Chi è che aveva chiesto di fare una domanda? C'era qualcuno per davanti? Chi è? Buonasera Ministro, io sono molto contenta di conoscerla, perché io lavoro come centralista alla direzione territoriale del lavoro di ASPI, ex ispettorato, quindi lei è il mio Ministro. Volevo specificare due cose. Lei ha parlato di graduatoria, però sono obbligati a usare la graduatoria proprio perché in Italia non c'è la mentalità della meritocrazia, come lei sa, e quindi uno tende a rifugiarsi alla graduatoria per, come diceva lei, non prendersi la responsabilità. E credo che lei come Ministro, visto che ha questa grande, io sento una grande entusiasmo, grande capacità, mi sembra molto sanguigno da quello che l'ho sentito, sono non vedente, per cui percepisco da lei questo suo carattere. Credo che lei come Ministro sia la persona più giusta per fare gli spot, gli slogan, perché si cambia un po' mentalità.
Il problema nostro adesso è il lavoro e la mentalità. Poi avevo un'ultima cosa, un secondo solo. Io lavoro come centralinista del suo ministero. Ho fatto concorsi, mi sono qualificata con i miei colleghi non dotati, però poi a livello operativo io non ho mai fatto nessun miglioramento. Cioè il mio compito è rispondere al telefono e basta. Io credo che quando noi veniamo collocati obbligatorio, i colleghi intendono che tu hai un posto sicuro, ma non è quello che vogliamo noi, giusto? Noi vogliamo mettere a disposizione le nostre capacità, le nostre abilità, perché abbiamo tante, tante potenzialità. Quindi io le chiedo, come credo di rappresentare tanti centralinisti del Ministero del Lavoro, e adesso c'è questa riforma di cui tutti hanno paura, di questa agenzia ispettiva, e noi centralinisti non sappiamo che fine faremo, faremo il telelavoro, siamo lasciati in balia di queste scelte. Quindi io credo di sensibilizzarla a nome di tanti centralinisti, se può gentilmente anche avere un occhio di riguardo, se si può dire, per quelle figure che hanno tanta voglia di fare e non vogliono essere solo individuati come categorie protette, ma essere rispettati come lavoratori. Grazie. Buongiorno a tutti. Federico dice che fare una domanda sarebbe da un chilometro. E allora, se... mi conosce, dice che sono un po' aggressivo in certi momenti, non è così. Non è... Allora, intanto la ringrazio per essere presente, soprattutto perché non ci credevo. Sa perché? C'è stata data poca pubblicità. Ho pensato che forse era per attirare le allodole, non lo specchietto delle allodole, invece la ringrazio, anche perché mi interessa moltissimo. Io come persona sorda profonda, tra l'altro, come dice questo giornalino, apro gli occhi. E quindi per me è assolutamente importante avere la possibilità di sentire direttamente dalla voce del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali l'impegno, qualcosa che sta facendo. Devo dirle che purtroppo mi ha confermato un po' quello che ultimamente mi delude. La politica fatta con i cinguetti dell'uccellino azzurro. Assolutamente, lei ha confermato questo, mi dispiace ma devo dirlo. Lo ha confermato nel momento in cui mi sono trovato, come dire, ma qui fosse solo un convegno dell'esercito della salvezza. Perché invece di parlare, di venirci a dire che in qualche modo il governo intende far applicare realmente la legge 68 del 99, ha parlato di una cosa bellissima che il job act, ma perché ha operato dei termini inglesi? L'italiano è ancora buono, oppure era studiato nel mondo. Quindi invece di esaltare queste tutele crescenti, che poi significa sfruttamento continuo, è lavoro sempre di meno a turno. Allora dico soltanto una cosa, proprio in questo giornalino qua, leggo, il Comune di Torino ha stipulato una convenzione con Incento per l'impiego al fine di dilazionare nel tempo gli obblighi di assunzione in ragione delle loro enormi scoperture rispetto alle assunzioni delle persone con disabilità. Allora, se fino adesso gli enti locali, le ditte, gli imprenditori si sono accollate benissimo le sanzioni pecuniarie, tutti non assumere, cosa succederà d'ora in poi? Lei è convinto che le persone con disabilità troveranno lavoro? Lei è convinto che quelli che sono diventati a ridotta capacità lavorativa dopo 40 anni di catena di montaggio, ad esempio a Melfi, potranno continuare a lavorare? O la Fiat e FIA farà quello che cavolo vorrà? E sono prima questi lavoratori a essere messi in fuori. Quindi da lei mi aspettavo un impegno di medico. Lei sembra che sia diventato il ministro della precarietà.
non per favore. La soluzione è diversa. Non, e poi mi lasci dire ancora una cosa. La battuta sul capitano dei cassetti non si può fare neanche al catti. Al catti il pattolino non ti fanno entrare. Quindi non puoi scaricare niente. Questo volontariato da anni da chiedere dai ragazzi con i fiori è assolutamente melenso, che non risolve i problemi reali dei disabili. Grazie. Ok, siamo rimasti nei tempi. Saluto Stefano Lepri, che era un po' che non lo vedevo, di qua non ti vedevo, sono riuscito a inquadrarti. Allora, ci sono state alcune questioni, penso che siamo stati nei tempi, mi avevi detto le 5, no, siamo rimasti a posto, state risposte, non so. Sì, certo, proverò di fare qualche altra valutazione insieme a voi. A partire da un dato, ho provato a dirlo alla fine e lo ribadisco, io credo che noi siamo tutti consapevoli, parto dal sottoscritto, nell'essere coscienti, consapevoli che il lavoro è la prima delle risposte a cui dobbiamo lavorare. Però bisogna essere tra di noi onesti. Molte delle cose che mi vengono raccontate qui non le ho mica fatte io. Cioè, io i 3 milioni e passi disoccupati me li sono trovati nel 2013, che io facevo un altro mestiere, sono calati 230.000 posti di lavoro, ma perché bisognerà che le prendiamo pari le cose. Allora, siccome l'anno scorso, che era il 2014, l'Italia ha recuperato 90.000 posti di lavoro, nell'anno prima ne ha perso 230.000. Allora, nessun merito politico, non c'entra niente, però adesso che non succeda la spettacolare condizione che il medico diventa colpevole della malattia, perché se il medico viene lì e ti misura la febbre, dice siccome hai misurato la febbre la colpa della malattia è la tua, no guarda, la colpa della malattia viene da prima, io sono qui e ti ho provato la febbre, cioè, facciamo ognuno il proprio mestiere, perché se cominciamo a far finta di non capirci non funziona mica bene. Io la mia responsabilità me la prendo tutta, ma la mia responsabilità è la mia responsabilità di prendermi tutti e 3 milioni dei disoccupati, però vorrei sapere dove stavano tutti quelli che oggi mi spiegano cos'è che dovrei fare quando quei disoccupati lì sono diventati disoccupati, quando quei precari lì sono diventati precari, perché pare che me li sono inventati io. No, guardate che non me li sono inventati io, quei precari lì sono la risultante delle scelte fatte e delle scelte non fatte in questo paese, perché questo paese ha fatto delle scelte sbagliate e delle altre scelte non le ha fatte. Ve ne cito una per avere un esempio che a me pare straordinariamente incomprensibile. In questo paese abbiamo inventato i cosiddetti lavori socialmente utili per quei giovani che non trovavano un lavoro, ma a voi vi sembra normale che si prende un ragazzo che ha 21, 22, 23 anni e si manda in un comune, in una regione, in una provincia a fare il cosiddetto lavoro totalmente utile per 800, 700, 900 euro al mese senza pagargli i contributi previdenziali, così quando va in pensione non c'ha neanche la pensione, poi lo tieni lì 5 anni e ti meravigli se lui si convince che presto o tardi lo risarcirai di quella roba lì facendolo diventare un dipendente comunale. Ma guardate che tutti quanti hanno ragione di pensare e sperare che dopo aver fatto quella cosa lì diventeranno dipendenti della regione, dipendenti del comune, dipendenti della provincia. Non l'ho mica fatta io quella cosa lì, ma secondo voi è sensata? No, questa cosa qui è insensata, questa cosa qui bisogna farla a rovescio. Se vuoi fare un lavoro socialmente utile, ti devi mandare una persona che ne ha 60 degli anni, che ha finito la sua esperienza di lavoro, che ha ancora voglia di fare qualcosa, che è utile alla collettività e non gli verrà mai in mente di fare il dipendente comunale, perché se fa qualcosa avrà la pensione dell'INPS. Però in Italia non abbiamo mica fatto così, ci abbiamo mandato quelli da 23 anni. E adesso io mi ne becco delle 10.000 a botta che vengono lì sotto il mio ministero e mi dicono noi vogliamo essere stabilizzati perché sono 10 anni che mi date 800 euro al mese e non mi pagate la pensione e io ho diritto ad essere assunto. E io cosa gli devo rispondere?
che non c'ero 10 anni fa, che hanno fatto come gli è parso di fare. No, mi tocca a me e provo di risolverli. E un po' alla volta, tutti gli anni, cerchiamo di sistemarne qualcuno. Ma sistemarli nel senso che abbiano un lavoro vero, un mestiere vero, per fare una cosa utile alla collettività. E lui dice, sei in grave ritardo, ne hai presi solo 10.000. Ma che ti posso, fammi capire. Fino a ieri te ne prendevi 10.000 in più tutti gli anni e ne hai fatto una montagna. Io che provo di smontarli, mi dici che li smonto troppo lentamente. Adesso voglio un po' capire se alla fine devo io portarmi questa responsabilità o no. Bisognerà cominciare a dire così le cose, perché altrimenti non si capisce più da dove viene e dove va. E beh, secondo me questa cosa fatta così non va bene. Detto questo, sicuramente abbiamo un tema. Io sono d'accordo, abbiamo un tema di centralità della persona, messa al centro. Certamente, ma insieme a questo, noi dobbiamo sapere che quando facciamo parliamo di presa in carico, è di questo che parliamo, perché abbiamo bisogno di progetti che sono riferibili ad una persona, non al fatto che ho un numero, ho un elenco, ho una graduatoria, ho una classifica e poi vedi tu un po' quello che puoi fare. No, io devo avere la capacità di mettermi in relazione con la tua condizione personale, la tua condizione familiare, essere in grado di intervenire rispetto a quel contesto. Ed è in quella condizione che probabilmente riuscirò ad essere utile, a darti davvero una mano. Quindi io sono assolutamente convinto che sia quello che dobbiamo fare. Purtroppo la regolazione... Le associazioni non riescono a farlo e possono aiutarvi, questo è sicuro. Io sono convinto, la cosa sulla quale dobbiamo ragionare è come la regolazione che abbiamo oggi ci consente e favorisce questo modo di agire. Perché a volte noi abbiamo delle regole che, siccome vanno rispettate, sono in contraddizione con questa modalità di agire. Allora noi dobbiamo capire non di buttare via la regola, figuriamoci, ma di rendere la regola utile al risultato, utile al fine. Se io voglio e posso mettermi in relazione per fare un progetto di presa in carico, devo fare in modo che la regola non mi impedisca di farlo. La dico così, perché a volte abbiamo delle regole che ci impediscono di fare quello che considereremmo essere utile per risolvere un problema. Questo è uno dei grandi problemi del nostro paese, perché abbiamo una vocazione, adesso la dico così, a interpretare in maniera troppo rigida, diciamo così, l'impianto normativo. Quindi io non lo voglio cambiare, io voglio che pensiamo a come riusciamo a farlo funzionare nello spirito positivo del risolvere un problema. È chiaro che da questo punto di vista i centri pubblici hanno una loro funzione essenziale, non esclusiva, molto importante, perché il pubblico deve tenersela la sua responsabilità. Io non sono perché il pubblico sparisca e non si occupi di queste situazioni, ma deve farlo nello spirito di collaborazione aperta che abbiamo testimoniato. Perché è dentro questa dinamica che probabilmente abbiamo l'ottica del risultato, che è quella che ci deve guidare. Puntare ad un risultato e misurare il lavoro del centro per l'impiego piuttosto che dell'associazionismo, piuttosto che della nostra capacità di applicare una legge in ragione degli esiti che noi produrremo. Se gli esiti sono il collocamento, sono ad esempio la cosa che Renata citava, io sono pienamente consapevole che abbiamo un problema da questo punto di vista, perché un tema è il collocamento. Poi abbiamo una logica di vita di questo collocamento, cioè del fatto che una persona che si trova a fare quella cosa a questo punto viene considerata, virgolette, a posto. Siccome ha il suo posto e ha la sua cosa da fare, siamo arrivati a capolinea. Lei ha il suo centralino, telefona e buona, fine della discussione. Ma perché ognuno di noi nella vita può aspirare a cambiare, a migliorare, a fare un'altra cosa, e qualcun altro invece, siccome ha avuto il minimo per campare, sai, l'ossigeno per respirare, non rompere? Ma quando mai? Perché io non devo poter aspirare a fare altre cose di più, di meglio, con più soddisfazione, se sono nelle condizioni di poterlo fare, se voglio metterci il mio impegno, la mia responsabilità? Io credo che questo sia lo spirito che deve animare questo modo di agire, non avevo un obbligo, l'ho assolto e adesso sono spianato con tutti. No, no, avevo un obbligo, è il minimo. Di lì in là bisogna che ragioniamo per fare in modo che questa condizione evolva, segua la vita di ognuno di noi, di ogni persona che ha le sue aspirazioni, i propri desideri,
l'opportunità per poter giocare questa partita. Una cosa per tranquillizzarti sul tema dell'agenzia e dei centri per le ispezioni, non succederà niente di straordinario, se non una cosa straordinaria succederà, e cioè che gli ispettori del Ministero del Lavoro, dell'Inps e dell'INE non andranno in tre, uno dopo l'altro, tutte le settimane nella stessa pizzeria a fargli i controlli, perché il pizzaiolo un giorno mi ha detto: ministro, sarò mica diventato Al Capone io, che in tre giorni sono venuti in sette a controllarmi, io di tasse non ne pago mica tante per pagare tutti quelli che sono venuti a controllarmi. Ha ragione lui, noi non possiamo andarci in sette volte in una settimana. Allora, facciamo una bella cosa. Stabiliamo che c'è uno che organizza la baracca, che tutti fanno il mestiere, hanno la competenza per farlo, ci si va una volta e quella volta si controlla le regole del lavoro, le regole dei contributi della previdenza, le regole della sicurezza sul lavoro, e quando si va fuori di lì il controllo è finito e per un po' non ci si va più. Quindi smettiamo di pensare che io faccio il mio pezzo, tu fai il tuo pezzo, lui fa il suo pezzo e poi ci troviamo la settimana dopo perché non abbiamo capito bene. Non va bene, costa un vagone di soldi, facciamo pochi controlli e rompiamo le scatole alle imprese. Il mio obiettivo non è fare l'agenzia, non fare l'agenzia. Il mio obiettivo è organizzare il servizio per bene, in maniera da fare i controlli, di farli senza rompere le scatole e di farne di più di quelli che facciamo ora, perché c'è troppa irregolarità, c'è troppe cose che non vanno bene e noi abbiamo bisogno di controllarle meglio. Ma vi faccio un esempio banale: INPS, INE e Ministero del Lavoro, prima di fare un'ispezione, fanno quello che è normale che faccia, e cioè un lavoro d'ufficio per capire quell'azienda lì com'è fatta, dove sta, cosa fa, che mestiere ha, quanta gente dipendente ha, eccetera. Bene, questi tre istituti, questo mestiere lo fanno tutti e tre. Prima di andare alla pizzeria da Mario, l'ispettorato del lavoro fa il lavoro di intelligence sulla pizzeria di Mario, l'INPS fa il lavoro di intelligence sulla pizzeria di Mario, l'INAI fa il lavoro di intelligence sulla pizzeria di Mario. Se no lo facciamo uno solo, il lavoro di intelligence sulla pizzeria di Mario, potremmo poi fare tre volte tre pizzerie di Mario, faremmo bene una cosa fatta meglio. Mi sembra una cosa normale, non è facilissima da fare, ma la faremo. Quindi non c'è pericolo che facciamo danni, se c'è qualcosa c'è da sperare che se ne infiliamo fatta bene, miglioriamo i controlli, rompiamo di meno le scatole delle imprese e miglioriamo la nostra capacità di intervento, di efficacia e di efficienza da questo punto di vista. Prego, poi finirei con un altro paio di cose al volo. Una battuta solo, perché mi tocca personalmente e faccio fatica a stare zitto. Le cassette o le non cassette, i miei figli. Io sono un figlio di famiglia di contadini, eravamo 16 in famiglia, ho cominciato a lavorare a 6 anni, ho lavorato, perché nella mia famiglia mio nonno, che aveva 76 anni, si alzava da letto e aveva una cosa da fare, che era tenere acceso il fuoco e stare davanti al camino, perché i suoi figli che erano fuori a potare a 3 gradi sotto zero tornassero in casa a scaldarsi, e io che ero il figlio del boaro andavo a comprare l'acqua che bevacchi e non mi è mai venuto l'emicrania. L'ho fatto perché in quella famiglia lì tutti quelli che stavano lì avevano una cosa da fare e tutti si collaborava a farlo. I miei figli, siccome sto in una zona agricola, quando hanno finito le scuole medie, hanno avuto l'età per farlo, d'estate sono andati un mese al magazzino della frutta o a casa di un contadino per raccogliere le pere e le mele. Poi in agosto abbiamo fatto le vacanze insieme. Loro avevano i loro risparmi, però avevano visto come funzionava quel pezzo di mondo lì. Non gli è successo nulla di male, non abbiamo distrutto nulla, l'abbiamo fatto liberamente, io da genitore e loro da figli. Se una famiglia non lo vuol fare, io non ho niente da dire, ma che qualcuno si permetta di pensare che se faccio questa affermazione la faccio raccontando una palla, mi gira proprio le scatole, perché a dire la verità, se c'è qualcuno di quelli che mi fa quei ragionamenti, se vuol fare la gara con me a sapere chi è che ha cominciato prima a lavorare, io ho la vaga impressione che di quelli che mi raccontano certe storie hanno cominciato molti anni dopo di me a lavorare. Quindi quando mi dicono: ministro, venga a vedere l'industria, loro non lo sanno che io nell'industria, se vogliono fare una gara con me a sapere a quanti giri va un tornio
o come funziona la legislatrice. Io sono pronto a fare la gara con tutti quelli che scrivono in tutti i giornali italiani, così ci capiamo, perché se no a raccontarla della serie chissà cosa farà, perché è il ministro. No, è un ministro che è figlio di un contadino, quindi calma e gesso, perché altrimenti da questo punto di vista io non è che me la lascio raccontare, mi innervosisco poco, ma un po' mi innervosisco, perché siccome non me l'ha regalata nessuno, è alla fine, credo che ognuno si deve prendere il suo pezzettino di responsabilità. Allora, calma, guardiamo le cose e teniamole a posto. Vi ringrazio e mi prendo solo l'impegno. Continuiamo a riflettere insieme, ad analizzare queste situazioni con l'apertura che voi avete dimostrato, con la disponibilità a guardare alla sostanza delle cose e a misurare i risultati che producono. Quindi questo è, io credo, il nostro compito, quello di chi vuol fare i conti con la realtà e non ci tiene moltissimo a scrivere cose belle o brutte, ci tiene molto, molto concretamente a fare in modo che le cose accadano. Questa è la cosa importante. Alla fine del nostro agire ci siano degli effetti, ci siano dei risultati, ci siano dei cambiamenti, ci siano delle risposte a delle persone che meritano una risposta. Io questo è un impegno che sono pronto a prendermi e quindi lui sa dove trovarmi, quindi sa come fare a sollevare l'albero che per caso non ho fatto per voi. Grazie a tutti e buon lavoro.